Ciao a tutti, sono Tessa, non sono una cessa e benvenuti nel mio bagno. Allora, come vi ho accennato nelle storie oggi di Instagram, oggi proveremo assieme questo prodotto. Come sempre, se non mi seguite e avete piacere di farlo, trovate tutti i link qui sotto nell'info box. Allora, proveremo assieme questa maschera che è una maschera ravvivante del colore. Siccome appunto il rosso, e chi è rossa lo sa benissimo, scarica tantissimo, ho deciso di provare questa cosa in modo tale da riuscire ad arrivare tranquillamente alla prossima tintura, quando dovrò rifare la ricrescita, con un colore decente sul capello. E ho deciso di provare appunto questa, che è la Sauce Color & Go di Alama, mi sembra, sì. È appunto una maschera colorante, ravvivante del colore, e la mia è Rame. Vi metterò poi chiaramente nell'info box, se vi interessa appunto il prodotto, il link diretto per acquistarla. Ho visto sempre su Amazon, perché io acquisto tutto su Amazon praticamente, che c'è anche per il biondo, rosso fuoco, cioccolato e appunto rosso rame. Mi sembra non ce ne siano altre. E siccome ho visto recensioni positive, ho voluto provarla. L'unica pecca che segnalano appunto alcune delle persone che l'hanno acquistata è che tende a rilasciare un po' di colore nella fedra del cuscino, quindi bisogna risciacquarla benissimo. Bisogna utilizzare assolutamente dei guanti quando la mettete, perché sennò vi macchia e non vi smacchiate più. La mia parrucchiera di fiducia, la mia amica, mi ha sconsigliato vivamente di andare a metterla sulla radice perché appunto tinge il cuoio capelluto e non ce ne liberiamo più. Quindi adesso vado a farmi il bagno e ci vediamo poi con l'applicazione della maschera. Quindi farò lo shampoo, non metterò maschere, non metterò balsamo, non metterò nulla e poi proveremo assieme questa. Ecco qua, ho sull'asciugamano capelli lavati, adesso mi pettino un attimo e andiamo a fare questa benedetta maschera. Sono annodatissimi, non avendo fatto né balsamo né maschera. Allora, ecco, mi ho messo un asciugamano di quelli vecchi. Mettiamo i guantini e ho perso la vista perché ho tolto gli occhiali, quindi non vedrò niente, assolutamente niente di quello che faccio. Vedo, ok, che il signore me la mandi buona. La pinza dov'è? Casareccio come sempre, niente di professionale. Aiuto. Ok. Mamma mia, il colore è. Allora, evitiamo di toccare la cute. Perché mi sa che sto facendo una fesseria? Mamma mia, il profumo è buonissimo! Allora, effettivamente è stato un bene mettere i guanti perché questo è quello che sarebbe successo alle mie mani. E come vedete ho macchiato anche l'asciugamano. Top. Ora li spazzolo. Ecco fatto. Allora, dice di tenerlo in posa dai 3 ai 15 minuti.
Io credo che lo terrò una decina di minuti perché non voglio che vengano troppo aranciati. E ci vediamo dopo con il risciacquo. Allora, spero si sia visto qualcosa e come avete visto bisogna risciacquarli benissimissimissimo. Ci ho messo almeno 10 minuti a risciacquarli e fare in modo che l'acqua uscisse abbastanza quasi bianca. C'era ancora una leggera sfumatura di arancio. Quindi va sciacquato benissimo. Ovviamente con sta luce non vedrete assolutamente nulla, ma ha preso e molto bene. I capelli sono morbidissimi rispetto a prima, non so se notate, sono morbidissimi. Sì, confermo. Adesso metterò un po' di crema Bye Bye Spuntatina che finalmente sono riuscita a trovare anche qua e li asciugherò. Allora, una cosa che volevo dirvi è che io dopo 5 minuti ho deciso di sciacquarli perché mi sembrava stessero diventando troppo arancio, quindi non li ho tenuti in posa 10 minuti, ma 5, più il tempo, insomma, che ci ho messo a metterla. Mamma mia, sono dislessica. Quindi fate conto che le avrò tenuta su in tutto 7-8 minuti. Ecco. Anche questo ha un profumo buonissimo, meraviglioso. Quindi adesso ripettino e li asciughiamo. Siccome non credo vi interessi sapere come faccio ad asciugare i capelli, ci vediamo dopo quando ho finito di metterli in piega e vorrei provare, siccome si vedeva parecchio lo stacco domenica con le extension, poi proverò anche a mettere sulle extension a vedere se sono tornate dello stesso colore. Intanto ci vediamo dopo. Qua. Allora, i capelli sono asciutti, come vedete, anche se l'ho tenuto su pochino, ha preso benissimo. Forse era il caso di lasciarlo su un po' di più, infatti proverò la prossima volta, però come vedete il colore si è ravvivato tantissimo. E finché mi asciugavo i capelli, stavo pensando una cosa. Credo che questo video, anzi sicuramente questo video diventerà un test and tell. Nel senso che ho visto che c'è anche un canale che fa queste cose
E la trovo un'idea veramente interessante, solo che a differenza loro che i prodotti li regalano, io li acquisto. E quindi se avete piacere, anche se non avete piacere lo faccio lo stesso, voglio aprire questa rubrica dove proverò insieme a voi delle novità, vediamo un attimino come si comportano e appunto poi ne parliamo sotto al video. Allora, per quanto mi riguarda, il colore, ripeto, ha preso benissimo e quindi proveremo domani mattina, appena mi sveglio, vedremo se ha scaricato durante la notte, perché io sudo parecchio sulla testa di notte, semplicemente perché vado a letto con lo scaldasonno a manetta e quindi faccio effetto pentola a pressione, insomma, quindi sudo tantissimo la testa e vediamo quanto scaricherà sulla federa domani. Magari se riesco, se mi ricordo più che altro, metto un asciugamano bianco così vediamo direttamente cosa succede. Comunque il colore è veramente bello, poi domani mattina con la luce del sole ve lo faccio vedere meglio e proveremo anche il discorso delle extension. Quindi per oggi chiudo qua e ci vediamo domani. Allora, come promesso, vi mostro la federa e come potete vedere non c'è traccia di colore. Buongiorno e ben svegliato. Ciao. Buongiorno, allora perdonatemi la faccia, ma devo. Non mi sono ancora truccata, mi sono solamente lavata il viso e ho portato Alessandro a scuola e volevo registrare anche il video sulla testina del Clarisonica, però volevo finire appunto questo e come vi dicevo ieri proviamo a mettere l'extension per vedere effettivamente il colore se è ancora uguale all'extension. Allora, mi tolgo gli occhiali. Allora, per mettere le extension che vi ho fatto vedere su Instagram, devo fare questa cosa. Lascio una piccola ciocca di capelli davanti. Comunque confermo che i capelli sono morbidissimi e li raccolgo così. Questi sono i capelli che hanno appunto il filetto invisibile e io ho cucito anche due clip di sicurezza che vado ad aprire, li pettiniamo un attimo, eccoli qua, vado ad appoggiare qui il filetto, attacco con le due clip i capelli e sciolgo gli altri. E ora vedo in qualche modo di sistemarli, tipo qua che sono annodati. Mi guardo di qua, scusate, ma ho lo specchio. Ma stamattina proprio non le ho messe alla cappa, alla cavolo. Ok, mi rimetto gli occhiali che allora forse riesco a combinare qualcosa di decente. Forse, non è detto. Ok, siccome so che me lo chiederete perché su Instagram me l'avete inchiesto tantissime, mi scrivete un messaggino qui sotto se volete sapere. Se volete avere il link di queste extension. Perfetto, direi che ci siamo. Il colore mi sembra più che perfetto. Poi vedremo in editing quanto perfetto e quanto ci siamo, però niente, si annodano. Una cosa incredibile, devo perderci un po' più tempo a sistemarle qua. Però aspettate, direi che è perfetto.
il colore. Come avete visto stamattina che vi ho registrato il pezzettino, vi ho fatto vedere la federa, non ha scaricato per niente, sudato, ho sudato normale, insomma, visto il periodo, poi vedremo d'estate cosa succederà, magari con la piscina e quelle cose lì, quanto regge questa maschera, però direi per ora molto, molto, molto bene. Niente ragazze, io con questa faccia stile Morticia vi saluto, spero che il video vi possa essere stato utile. Come sempre vi ricordo e come vi ho già detto, trovate tutti i link ai vari social, a questa maschera e ai vari prodottini che uso sempre qui sotto nell'info box. E niente, ciao!